in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo venuti qui sperando di vincere il torneo. Aspettiamo fare una bella partita. In bocca al lupo a tutti, che vinca la migliore squadra. E che vinca il migliore. E che vinca il migliore. In bocca al lupo. Forza Cerro! In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. If you're someone who needs to hear this, take a breath. For those who put others first when their own world's a mess. For anyone who feels like they're near the end, this one's for you. This one's for you. Want you to take one breath, take one step, and never say never. Things will get better, only take
find your way, wherever you are. I hope you're listening, I hope you're living out your life. Wherever you are, I know you make it. Hold on to faith and you'll survive. Wherever you are, I hope you're listening, I hope you're living out your life. Wherever you are, I know you make it. Hold on to faith and you'll survive. Wherever you are, know that you'll find a way. Wherever you someone who takes the fall to save someone else, and nobody even knows that you're suffering yourself. For anyone whose pain always hurts like hell, this one's for you. This one's for you. Want you to take one breath, take one step, and never say never. Things will get better. Only takes one day to rewrite your fate. Know that you'll find your way. Wherever you are, I hope you're listening, I hope you're living out your life. Wherever you are, I know you make it. Hold on to faith and you'll survive. Oggi siamo con Rocco Ferrarese dell'Ars et Labor Grottaglie. Siamo qua per il primo memorial Giochiamo per Michael. Allora, innanzitutto sappiamo che cose del genere gettate giù per la memoria di un amico di tutti è sempre una cosa positiva. Abbiamo accettato l'invito con un vero piacere e devo anche dire che al momento una bella giornata, organizzata benissimo, fatta da tante società, tanti amici. Che dire, poi ci auguriamo sempre che i ragazzi apprezzino, al di là del risultato, il fine del torneo, il fatto di trovarsi tutti quanti insieme, e deve essere sempre un sano e vero e puro agonismo calcistico, non che il divertimento. Lo so che lo diciamo tutti, però il fine oggi è quello, non ci si gioca niente. A me voglio ringraziare le società amiche che partecipano al torneo e al direttore che ci ha invitato. Un'ottima iniziativa da parte del direttore, dove sta facendo divertire molti giovani, giusto che sia così, almeno per un ricordo di un altro ragazzo giovane. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe again, 'cause I just wanna live my life. Una giornata di sport per i ragazzi nel ricordo di Michael è uscita benissimo. Come dicevo, una giornata di sport di far divertire questi ragazzi, prima come uomini. Sì, l'intento proprio è proprio questo. Noi cerchiamo sempre di far crescere i ragazzi come uomini, soprattutto con i sani principi, che è quello che lo sport deve insegnare. Questa è un'età particolare, nel pieno della pubertà, quindi i ragazzi prima di tutto devono essere
consapevoli di ciò che fanno, stare con la testa, in primis la scuola, successivamente se è possibile avere anche delle soddisfazioni a livello calcistico. Beh, sono stati 2 anni un po' particolari, fra prendi e lascia, diciamo che tutto sommato noi siamo riusciti ad andare avanti, che ancora il calcio, essendo uno sport praticato all'aperto, siamo riusciti a gestire un po' la situazione. Chiaro che ci sono stati dei ragazzi vaccinati, chi non vaccinati, però tutto sommato come società azzurra noi siamo stati capaci di gestire il tutto. Grazie a voi. Allora siamo con Lombardo Flavio, portiere della Giunta Grottana. Un tuo commento su questo memorial? Questo memorial è un'iniziativa molto bella, soprattutto che siamo arrivati, che siamo andati a mangiare. Siamo riuniti tutti in centro campo, abbiamo fatto un semicerchio, è stata un'iniziativa molto bella. Dove abbiamo infatti questo ragazzo qua, che è morto, sopra Mike. Un ragazzo che ci hanno tolto molto prima. Ragazzi che meditavo, ci stiamo divertendo per adesso, speriamo che vinceremo questo torneo. Ecco, dicevi la parola giusta, divertirsi, no? Che sì. Poi va al di là del risultato, almeno sì. In questi casi. L'importante è divertirci la prima volta, poi il risultato è come il certo. Beh, indubbiamente, usando un eufemismo diplomatico, non si fanno nomi, però abbiamo visto qualche ragazzo interessante sicuramente, e vorremmo magari, vedremo in seguito di contattare le società per poterlo portare nel Varsity Club. Guarda, è bellissimo, io aderito con entusiasmo, perché quando si tratta di, come dire, raccogliere ragazzi che vogliono competere con lo sport, io ci sarò sempre, per cui ho come dire, apprezzato la proposta, l'invito di Antonio e subito aderito. Forse per me andrebbero fatte sistematicamente iniziative di questo genere, perché insegnano ai ragazzi a relazionarsi, soprattutto portano le famiglie sopra gli spalti, e quindi questo è un insegnamento che lo sport ci dà, e bisogna sempre sostenerlo. Giusto, perché questo evento viene anche dopo 2 anni di lavoro. Sì. Giornata lo potrebbe essere migliore per riprendere un po' il cammino. Questa cosa è verissima, eventi come questo ancora oggi hanno un'importanza maggiore rispetto al passato, che abbiamo avuto molti ragazzi che hanno vissuto un'esperienza drammatica, nessuno di noi da ragazzo l'ha visto, quindi non possiamo neanche immaginare il tormento, no? Di vivere 2 anni chiusi, per cui questo secondo me è come riappropriarsi della vita, della propria libertà, e pertanto ben venga, fatene altro, perché aiutate i ragazzi che poi il futuro dipende da come crescono loro. Grazie. Ciao, arrivederci, grazie. Beh, sono state delle giornate davvero belle, in cui ci sono tanti ragazzi, anche tante persone adulte, genitori dei ragazzi. Sicuramente lo scopo è bellissimo, perché per ricordare un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, un ragazzo che su questo tappeto verde sognava di diventare magari un portiere e parare in qualche squadra. Sicuramente sono delle giornate davvero belle, in cui è importante socializzare, lasciare un pochino fuori il mondo dei telefonini, computer, e sicuramente... Sì. Vita sociale, da una parte c'è un trend personale, perché con il Covid ci hanno messo alla prova duramente, quindi è importante, dobbiamo capire il valore delle cose, perché farsi una chiacchierata può essere una cosa banale, ma il Covid ci ha dimostrato che non è un abbraccio, prendersi un caffè e socializzare con... che era normale prima, che... Poi questa è l'età più importante, diciamo, per socializzare, per stringere i rapporti. C'è già qualche giocatore? No, tanti giocatori che potresti consigliare? Ci sono tanti ragazzi davvero bravi, però oggi lo scopo non è tanto mostrare il talento, ma divertirsi. Però ci sono tanti ragazzi bravi, che spero abbiano un futuro radioso,
nel mondo del calcio. Grazie a te. Essere una giornata di sport, una giornata che faccia capire a tutti quanto è importante lo sport per i ragazzi, per la vita. E quest'oggi mi è piaciuto vedere tantissime squadre, tantissimo pubblico in un ambiente pulito, bello, in memoria di Michael. E questo poi va al di là del risultato, no? Assolutamente. Tu sì. Mi insegni. Ma sicuramente nel calcio piace vincere a tutti, no? Però quando si vince con sportività, con queste belle manifestazioni è ancora più bello. Ecco, ti faccio una domanda, tu sei un profondo conoscitore dei giovani, no? In questo torneo hai intravisto qualche campioncino? Senti, campioncino è una parola che spesso usano i genitori e a me questo non piace. Ho visto qualche buon profilo, ma io sono sempre disponibile a queste risposte. Ho visto qualche buon profilo sicuramente su cui si può lavorare, però quando si parla di settore giovanili bisogna andarci piano a fare promesse, eccetera. Ho visto qualche buon prospetto in tutte le squadre e naturalmente auguro ai ragazzi il meglio veramente. Grazie Fabio. Prego, figurati. Allora siamo con il team manager Angelo Friuli, team manager del Grottaglie, no? Che ha raggiunto una grande salvezza quest'anno. Allora, primo memorial, Michel Romartire. Cosa stai intravedendo? C'è qualche campioncino già che può giocare nel settore giovanile del Grottaglie? Beh, ci stanno molti ragazzi in gamba, anche perché abbiamo invitato delle scuole calcio, dei ragazzi abbastanza validi, quindi ci sta il Francavilla, ci sta la Crios di Taranto, quindi c'è molta carne a cuocere, bravi ragazzi. Vedremo in seguito. Allora, giornata di festa, inutile dire, però no, non si gioca per il risultato a questi livelli, no? Si gioca per far uscire, appunto, come dicevo prima, il giocatore, cioè prima l'uomo e poi il giocatore. Beh, diciamo che questa manifestazione è organizzata solo a scopo per ricordare la memoria di Michael e quindi solo per divertimento, è un torneo diversificato da altri tornei, non ci sono premiazioni, quindi solo magliette ricordo in memoria di Michael. Grazie. Siamo con Mirko Fiuli, allenatore degli allievi, nonché vice allenatore di Carmine Molino. Allora, avete perso 3-0, quindi siete stati eliminati, però diciamo non è questo l'importante, l'importante è far uscire il ragazzo, il giocatore, l'uomo. Oggi è stata una giornata importante perché comunque loro si sono interfacciati già con squadre importanti come la Virtus Francavilla, la stessa Crios. Il risultato conta limitatamente quando fai settore giovanile. L'importanza del settore giovanile è che prima gli devi dare un'educazione di come si sta in una squadra e poi c'è il piano tecnico e tattico. Però sono contento perché insomma ho fatto il pareggio con la Virtus Francavilla la prima partita, insomma ci fa piacere questo. Ecco, al di là di tutto hai intravisto qualche giocatorino diciamo che potrebbe prendere il volo? Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Dobbiamo ritornare al discorso che le società devono fare del serbatoio del settore giovanile la loro prima arma per prendere giocatori di livello. Però sono convinto che parecchi di questi ragazzi li troveremo più avanti anche nei campionati importanti d'eccellenza. Grazie.